fiera che si volge sempre di più alla ricerca, alla sperimentazione e quindi all'innovazione. E questo è quello che offre la Art Verona, cioè una selezione, perché questo è molto importante. La differenza tra quello che offre una fiera, se ben gestita e ben organizzata, come è certamente Art Verona, è quello della selezione delle opere che vengono esposte. Sorta di cartografia visuale di ciò che è stato Fluxus e forse è ancora. Independence propone una sorta di nuova geografia creativa, sociale, economica, italiana, e lo fa dal punto di vista artistico. Per cui visitare Art Verona e visitare Independence è un modo di fare un viaggio in una nuova Italia, in quella che è un'Italia creativa, sicuramente giovane, sicuramente molte volte sgarruppata, a volte inconcludente, però un'Italia viva, un'Italia che sta cercando di trovare una modalità per uscirne e per trovare modalità di engagement diverso dal punto di vista sociale e culturale. Rosona è un po' un'area di sperimentazione, un laboratorio crudo dove la fiera diventa proposta curatoriale tout court, dove in qualche modo si respira un'aura di museificazione di giovani artisti. È una scultura che comunque è sempre in movimento, e quindi se fino a poco tempo fa si parlava soprattutto di un tipo di scultura precaria, quindi che moriva al termine di una mostra, di un allestimento, in questo caso specifico abbiamo una scultura che muta continuamente, quindi una forma che non è mai ferma e che pertanto dà quest'idea di flusso continuo e che rende poi il tutto anche molto difficile da un punto di vista esperienziale, perché manca un apprendimento. È un'esperienza, credo, per noi che sarà indimenticabile, perché è come aver coltivato un sogno da sempre, da quando da ragazzino andavo in questo museo e mai mi sarei aspettato di poter arrivare a renderlo vivo. Come trovare veramente un piccolo equilibrio, però molto intimo, non urlato, non gridato, proprio così, come un piccolo pensiero che è passato, sospeso e rimane sospeso.
miscegliamo, noi creiamo un ponte tra quello che era l'uomo antico, uomo che doveva andare e conquistarsi la sua donna in maniera quasi preistorica, che arriva fino all'Ottocento, e l'uomo contemporaneo che è quello che deve dialogare con la donna.